Dopo i primi quattro video tutorial iniziali sulle funzioni base dello scanner intraorale Trios, oggi affronteremo una scansione un po' più complessa, un caso di full arch implantare prima dell'arcata superiore e poi dell'arcata inferiore. Tralasceremo le funzioni iniziali, quindi le impostazioni vere e proprie dello scanner che abbiamo già affrontato nei primi video, e ci soffermeremo maggiormente su quelle che sono le tecniche di scansione nel caso di un full arch, sia dell'arcata superiore che inferiore. Dall'ultimo video che abbiamo realizzato c'è stato un grosso aggiornamento per quanto riguarda il software del Trios. Ci sono state alcune funzionalità migliorate, una grafica migliorata, una integrazione migliore con alcuni altri software o alcune grosse aziende. Sapete che c'è stata una partnership importante tra TriShape e alcune aziende leader nel dentale. È cambiato qualcosa anche nelle impostazioni, quindi le andiamo a vedere insieme. Quindi creiamo il nuovo paziente, qui scriviamo full arch implantare, giusto per avere un'indicazione. Chiaramente poi voi metterete il nome del paziente che state trattando. Salviamo il paziente, ok, andiamo a indicare che dobbiamo fare un nuovo caso implantare, e quindi, come vedete, già questa è una grafica completamente diversa da quella che abbiamo visto nei video precedenti proprio grazie a questo nuovo aggiornamento. Quindi ci sono tutta una serie di schede. Se per esempio dovessimo esclusivamente fare una scansione da tenere in studio, quindi cosiddetto in house, andremo a cliccare status scan. Se dobbiamo fare un smile design, cliccheremo su smile design. Insomma, tutte queste funzioni. Se invece ci avviamo a realizzare dei manufatti e quindi abbiamo necessità di inviare al laboratorio le nostre scansioni, andremo a scegliere il nostro laboratorio. Per noi, come sempre, irrinunciabile la collaborazione con il laboratorio Canale di Rimini. A questo punto il software apre il caso e iniziamo a dare le indicazioni su quello che sarà il caso da realizzare. Questa parte destra è rimasta molto simile alla versione software precedente, quindi andremo a inserire la data di consegna. Molto importante, come abbiamo visto, per l'utilizzo della tecnica del flusso inverso, cliccare la pre-preparazione, quindi andremo a scansionare anche i provvisori, quindi avremo delle finestre in più per quanto riguarda il flusso di lavoro digitale, e qui chiaramente andremo a scrivere tutte le nostre istruzioni per il caso clinico da inviare al laboratorio. Ci spostiamo invece sulla parte sinistra, dove invece è un po' cambiata l'impostazione della prescrizione. Andremo a cliccare su ponte perché stiamo facendo un full arch. Aggiungeremo gli elementi del ponte, che possono essere di preparazione, intermedio, inlay hole, in questo caso restauro avvitato. Noi lavoriamo sempre su testa della fixture con esagono, quindi non facciamo assolutamente protesi cementata. Andremo quindi a dirgli quelli che sono dove sono gli impianti, quindi dove vado ad avvitare il mio restauro sulla posizione dell'impianto. Quindi in questo caso il paziente ha posizionato gli impianti sull'elemento 15, sull'elemento 13, sull'elemento 11, sull'elemento 22 e sull'elemento 24. Dopodiché andremo a perfezionare il posizionamento degli elementi intermedi, e quindi faremo 12 elementi e andremo a cliccare sui restanti elementi dentali 25 e 26. Quindi a questo punto abbiamo il nostro full arch implantare avvitato sulla testa della fixture con 12 elementi su esattamente 5 impianti. Andremo a specificare chiaramente la connessione implantare, quindi ognuno sulla base della tipologia di impianto che ha andrà a stabilire il tipo di connessione. Sono tutti degli impianti con esagono esterno RP. Ripetiamo questo tipo di indicazioni per ogni tipologia di impianto. Il materiale, quindi stabiliremo il tipo di materiale, quindi a seconda
del tipo di lavoro, se si tratta di un lavoro economico, quindi in PMMA, o se si tratta di una zirconia o altre strutture, quindi andranno specificate. Il colore, quindi diamo sempre delle indicazioni iniziali per quanto riguarda il colore, poi aggiungeremo, come vi avevo spiegato nei video tutorial precedenti, le foto cliniche del paziente in questa zona qui, nella parte della prescrizione in cui andiamo a dare le istruzioni per il caso, il software del Trios ci dà la possibilità di aggiungere le foto cliniche. Andiamo a salvare e procediamo, possiamo iniziare a procedere con la nostra scansione. Dopo aver finito di compilare la prescrizione e aver inserito eventuali immagini cliniche di interesse, che poi il tecnico potrà aprire col Dental System, passiamo alla schermata successiva e ci prepariamo per le nostre impronte, le nostre scansioni. Come vedete, qui ci sono una serie di finestre che rappresentano il flusso di lavoro per le scansioni del full arch implantare e anche in questo caso, come nei casi più semplici, utilizzeremo la tecnica del flusso inverso. Come già spiegato nei video tutorial precedenti, ricordiamoci sempre di ricalibrare lo scanner ogni mattina. Questa è una procedura importantissima, soprattutto quando andiamo a fare delle scansioni su impianti e quindi sono coinvolti degli scan abutment. Partiamo quindi con l'arcata antagonista, che sarà quella inferiore, come segnata nella prima finestra. La tecnica di scansione è sempre quella che abbiamo visto, quindi ci muoviamo, oscilliamo leggermente nella parte posteriore, nella parte interiore oscilliamo in questo modo, avanti e indietro, e poi torniamo a oscillare vestibolarmente e lingualmente nell'arcata inferiore. Andiamo a prendere più tessuto possibile. Quando scansioniamo lavori su impianti, soprattutto i full arch, è molto importante cercare di registrare più tessuto cheratinizzato possibile, che è quello che rimane stabile, che non si muove e che lo scanner andrà a riconoscere molto più facilmente. Il tessuto mucoso che si muove crea grandissimi problemi allo scanner. Per cui andiamo anche dietro a prendere quel bel tessuto cheratinizzato che il paziente ha. Ci ricolleghiamo e andiamo a terminare la nostra scansione dell'antagonista. Ok, benissimo. Terminata la nostra scansione, andiamo a pulire alcune zone, quindi a fare il ritaglio. Ecco, se pensiamo di aver fatto un ritaglio troppo ampio, possiamo tranquillamente tornare indietro con questa funzione a nulla e, come vedete, vado a recuperare la zona che avevo erroneamente eliminato. Come detto, cerchiamo assolutamente di mantenere tutto il tessuto che è cheratinizzato. Tagliamo questa mucosa mobile. Dopo aver registrato l'arcata antagonista, la finestra del flusso di lavoro del Trios ci dice di andare a scansionare la prepreparazione, quindi il nostro provvisorio superiore, che è l'arcata che dovremo andare a scansionare, sulla quale dovremo realizzare il nostro manufatto. E quindi procediamo con la scansione del provvisorio superiore. La solita tecnica di scansione. Qui abbiamo dei monconi chiaramente lunghi, per cui è un po' più complicata rispetto alle scansioni di base che abbiamo visto, quindi i denti chiaramente sono molto lunghi, c'è stata una perdita di supporto osseo molto importante. A questo punto, nell'arcata superiore, dove abbiamo tutta la zona palatina con le rughe palatine che possono fungere da guida poi per lo scanner, per recuperare le scansioni, il mio consiglio è quello di registrarne il più possibile. Inclinate bene quando avete queste balconature legate chiaramente ai lavori su impianti, cercate di far andare lo scanner che registri bene il più possibile sotto, perché dopo saranno situazioni
e zone che ci aiuteranno nel momento in cui dobbiamo scansionare i tunnel mucosi. Andiamo a recuperare, stiamo sempre ampi. Ecco, perché è molto importante cercare di registrare più tessuti cheratinizzati possibili? Perché dopo questa fase noi andremo a fare il ritaglio del provvisorio e per cui lo scanner dovrà avere dei punti di riferimento. Sull'arcata superiore è relativamente facile, ripeto, abbiamo le rughe palatine, abbiamo tanto tessuto cheratinizzato. Sull'arcata inferiore è un po' più complesso, ma insomma ce la facciamo. Andiamo a controllare, possiamo un attimo andare a dettagliare meglio questa zona perché qui abbiamo tanto tessuto cheratinizzato che ci può aiutare successivamente nelle scansioni successive. Una volta che siamo soddisfatti della nostra scansione di provvisori, andremo ad indicare quelli che sono gli impianti, gli elementi in cui ci sono gli impianti, perché il software ha bisogno già di sapere in fase di provvisorio dove sono. Quindi segniamo il 15, il 13, l'11, il 22 e il 24. Non ci chiede gli elementi intermedi. Abbiamo segnato le zone in cui sono presenti gli impianti, confermiamo e andiamo avanti. Il flusso normale del TRIOS ci porterebbe a scansionare il tunnel mucoso. Quindi dovremmo svitare tutto e ritagliare il provvisorio e registrare il tunnel mucoso. Ma noi, grazie alla tecnica del flusso inverso che vi ho fatto vedere nei primi video e sul quale abbiamo anche pubblicato un articolo interessante col nostro gruppo di lavoro, prevede invece la registrazione dell'occlusione, in modo che già cristallizziamo quella che è la situazione, quella che è la posizione, quella che è la dimensione verticale, dando indicazioni molto importanti al laboratorio. Per cui andiamo a saltare in avanti a questa casella e registriamo la nostra masticazione. Partiamo dalla parte destra. Lo scanner ha già identificato la posizione, ma noi andiamo avanti cercando di registrare un pochettino di più di materiale per dare più indicazioni al laboratorio. Controlliamo quella che è la masticazione, verifichiamo se è corretto, controlliamo sempre in bocca del paziente. In questo momento il software ha perfettamente, semplicemente registrando solamente la zona destra, posizionato in maniera corretta l'occlusione del paziente. Per cui in questo caso potrebbe anche non essere necessario andare a registrare il BAI2. Se vediamo che questa posizione è corretta, sarà quello che riceverà il nostro tecnico, per cui ci fermiamo qui e procediamo con la rilevazione delle dinamiche del paziente, quindi dell'occlusione dinamica del paziente. Come già spiegato precedentemente, è molto importante istruire il paziente su quelli che sono i movimenti, perché poi andremo a registrarli, per cui dovremo registrare i movimenti corretti del paziente, dobbiamo essere certi che il paziente li realizzi in maniera corretta. Quindi dedicare del tempo, 10, 15, anche 20 minuti, a istruire il paziente, su quelli che sono i movimenti da fare. Adesso noi facciamo partire lo scanner. Quando lo scanner riconosce la zona già presa per l'occlusione statica, diamo le indicazioni al nostro paziente di iniziare. Ok, go forward, go, 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 back, base, 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 good. Ok, then left. Ok, vedete? In questo momento lo scanner non riconosce più i movimenti, per cui noi ci dobbiamo fermare e andiamo a cancellare questa scansione e la riprendiamo da capo. Quindi è importante che il suono dello scanner ci dia delle indicazioni precise su quelli che sono i movimenti. Quindi questa non è una scansione dinamica corretta del paziente, per cui andremo ad eliminarla. Perfetto, ci ritroviamo di nuovo in questa situazione e ricominciamo e riprendiamo.
Perfetto, quindi andiamo a controllare la dinamica del paziente fatta con i provvisori e se corrisponde tutto l'accettiamo e a questo punto ritorniamo indietro, quindi ricordiamoci flusso inverso proprio perché dai provvisori andiamo a registrare l'occlusione statica e dinamica dei provvisori e poi torniamo indietro con il flusso normale. Riprendiamo il flusso normale, come dicevamo, e andiamo a scansionare il tunnel mucoso. Chiaramente dovremmo ritagliare la struttura del provvisorio. Molti fanno l'errore di andare a scansionare direttamente il tunnel mucoso con la presenza del provvisorio. No, non funziona così. Dobbiamo procedere al ritaglio. Il ritaglio è una fase molto importante e delicata nel caso di full arch perché, come dicevo, dobbiamo ottenere più materiale possibile che consenta poi allo scanner di riprendere, di triangolare e quindi anche in questa zona vestibolare tenere sempre più gengiva cheratinizzata possibile. Ecco, vi avevo detto quando si va a registrare la scansione del provvisorio di cercare quando è possibile nelle zone del balconatore di andare a prendere più tessuto possibile, proprio perché così questo tessuto ci potrà aiutare moltissimo durante la scansione. E quindi cerco di ritagliare esclusivamente il provvisorio mantenendo il tessuto mucoso. Per velocizzare le fasi di ritaglio, una volta ritagliati i margini del provvisorio e staccato il provvisorio dall'arcata con il ritaglio, è sufficiente schiacciare il pulsante tutte le patch per, come vedete, annullare, quindi eliminare il provvisorio. Ecco, vedete nel ritaglio come ho cercato di andare anche un pochettino all'interno dove c'erano le balconature, perché questo tessuto qui adesso lo scanner lo troverà molto più facilmente. Verifico, controllo se sono ancora dei pezzettini di provvisorio. Qui forse va pulito ancora un po', direi che va abbastanza bene, per cui stacchiamo, svitiamo il provvisorio e procediamo a scansionare i tunnel mucosi. Una volta svitato il provvisorio, lo manteniamo qualche secondo lì e lo rimuoviamo solamente quando siamo pronti. Questo eviterà i tessuti di collassare, perché come vedrete andremo molto veloci nella scansione del tunnel mucoso e avremo una registrazione ben precisa di quello che è stato il condizionamento tissutale da parte del provvisorio. Partiamo dalle rughe palatine, ecco, vedete come l'ha subito riconosciute. Vedete come va subito riconosciuto con tutto questo tessuto caratterizzato? È tutto molto semplice. Abbiamo terminato in pochissimi secondi la registrazione dei tunnel mucosi. Quindi sicuramente non abbiamo avuto un collasso dei tessuti e sicuramente abbiamo rilevato in maniera corretta il lavoro che il provvisorio ha fatto. Il software ci chiede comunque di andare a confermare il posizionamento degli impianti. Quindi 15... 13, 11, 22 e 24. Procediamo con la finestra, con il flusso di lavoro successivo che prevederà la scansione degli scan abutment. Come vi avevo spiegato nel video precedente, noi prediligiamo scan abutment completamente in metallo. La scelta dello scan abutment deve essere fatta e realizzata chiaramente sulla base della tipologia di impianto, ma soprattutto in collaborazione col tecnico che deve possedere le matematiche degli scan abutment che noi andremo ad usare. Un altro consiglio importante nel caso in cui abbiamo più impianti presenti nella stessa scansione di direzionare le facce degli scan abutment diversificandole, quindi linguale, una mesiale, una distale, questo per facilitare poi allo scanner di riconoscere posizioni diverse degli scan abutment. Procediamo all'asciugatura degli scan abutment. Come vedete le superfici, le facce
sono rivolte le facce degli scan abutment molto importanti per la, dopo per la gestione odontotecnica con il software di modellazione e l'accoppiamento con le matematiche. Quindi queste facce sono rivolte tutte in maniera diversa, in modo che lo scanner non può confondere le diverse posizioni degli impianti. Procediamo sempre palatalmente perché abbiamo il punto di riferimento delle rughe palatine. Sentite il rumore dello scanner, sta andando bene, sta riconoscendo tutto. Molto importante registrare le superfici di tutto lo scan abutment. A questo punto andiamo a controllare come sono stati rilevati gli scan abutment. Andiamo ad ingrandire bene. La rilevazione sembra molto buona. Ricordiamoci che poi il controllo finale lo farà attraverso il software di modellazione il laboratorio, quindi ci dirà esattamente se c'è corrispondenza tra la matematica e la scansione e la rilevazione dello scan abutment. Direi che così sembrano delle buone rilevazioni. Quindi a questo punto possiamo procedere e terminare, perché questa era l'ultima scansione nel nostro flusso di lavoro, perché avendo fatto il flusso inverso l'occlusione statica e dinamica era già stata presa con i provvisori. Quindi abbiamo terminato con la scansione degli scan abutment e ci ritroviamo nella finestra dedicata all'occlusione con la posizione che abbiamo registrato con i provvisori, ma come vedete qui i provvisori sono solamente in trasparenza, vedete non ci sono più, quindi le due arcate sono esattamente nella posizione dei provvisori, quindi questo è il grosso vantaggio del flusso inverso. Alternativamente, se non usiamo questa tecnica e sfruttiamo le finestre, il flusso normale, dovremmo utilizzare delle strutture, dei device oppure tagliare il provvisorio per poter registrare l'occlusione del paziente. Però direi che questa tecnica è molto, ma molto comoda. Una volta che il software del Trios ha terminato la post-elaborazione, abbiamo la possibilità di avere il cross-mounting digitale. Quindi in maniera automatica, senza fare passaggi ulteriori, il software del nostro scanner intraorale ci dà la possibilità di eliminare la scansione dei provvisori e di inserire la scansione dei tunnel mucosi degli impianti. E questa posizione in cui un'arcata superiore sembra fluttuare nel vuoto è in realtà la posizione dei provvisori, quindi il flusso inverso ci dà questa grande possibilità. Quindi abbiamo registrato con la scansione della masticazione dell'occlusione dei provvisori la posizione esatta, che verrà mantenuta e rilevata anche nel momento in cui noi andiamo a togliere i provvisori. Dimensione verticale, occlusione statica e anche occlusione dinamica. Quindi grandissimi vantaggi. Per arrivare a questo tipo di risultati, quali sono le cose importanti in una scansione di un full arch implantare? Prima di tutto, avere un provvisorio che sia stato testato, che abbia delle caratteristiche di precisione occlusale ed estetiche molto simili a quelle che saranno nel definitivo, per cui come curavamo in maniera maniacale su questi casi complessi nell'analogico il provvisorio, lo dobbiamo fare anche nel digitale, perché abbiamo la possibilità di copiarne le caratteristiche e di poi girarle ai nostri laboratori. Quindi questo è il primo consiglio. Secondo consiglio è quello di assolutamente cercare di registrare più tessuto cheratinizzato possibile, soprattutto quando abbiamo appunto queste situazioni di full arch, perché il tessuto cheratinizzato stabile, come per esempio le rughe palatine, ci aiutano tantissimo nella ripresa della scansione quando il nostro scanner deve andare a triangolare, quindi a recuperare le porzioni che ha già scansionato inizialmente. Procediamo quindi alla scansione di un'arcata inferiore. Siamo sempre nella fase di scansione del provvisorio. Anche qui vedete di è importante registrare e scansionare più gengiva cheratinizzata possibile, perché dopo nelle fasi di ritaglio con la tecnica del flusso inverso ci renderà la vita molto più facile. Quindi vado indietro
a pescare più gengiva cheratinizzata. Ecco, soprattutto nella zona anteriore andiamo bene, guardate come inclino bene lo scanner per andare a registrare bene le balconature e il tessuto mucoso. Soffermiamoci bene e dettagliamo il più possibile, perché la scansione del provvisorio è la base per le scansioni successive, quindi è molto ma molto importante. La controlliamo, procediamo a indicare al software dove sono presenti gli elementi implantari come la prescrizione. Il ritaglio nell'arcata inferiore è ancora più importante di quella superiore, perché abbiamo molto meno tessuto caratterizzato, quindi cerchiamo di tenercene il più possibile. Quindi questa è una fase molto delicata e importante, dobbiamo essere molto accurati. Possiamo tranquillamente ingrandire, come vedete, il dettaglio ed essere ancora più precisi. Questa è l'arcata inferiore, abbiamo ritagliato il provvisorio, come vedete abbiamo cercato di mantenere più tessuto cheratinizzato possibile per poterlo poi andare a riprendere nella successiva scansione, che è quella appunto dei tunnel mucosi. Vedete come ha trovato subito il tessuto cheratinizzato, il tessuto fermo, mobile, ha triangolato tutto e abbiamo praticamente la scansione dell'arcata inferiore del tunnel mucoso completata in pochissimi secondi. Passo successivo, scansione degli scanabattment. Come vedete andiamo abbastanza rapidi, questi scanabattment sono diversi da quelli che abbiamo utilizzato nel caso precedente dell'arcata superiore. Sono sempre in metallo, consigliati. Abbiamo chiaramente effettuato anche in questo caso prima la calibrazione. Lo scanner li riconosce abbastanza facilmente. Facciamo il controllo delle superfici. Direi che è tutto registrato in maniera corretta. Scanabattment ripresi, dettagliati in maniera corretta, a questo punto siamo pronti per procedere al flusso. Quindi, come vedete, anche la scansione dell'arcata inferiore, seppur abbiamo meno riferimenti rispetto a quella superiore, se fatta in maniera corretta non dà alcun tipo di problema. Un consiglio pratico che vi posso dare nel caso in cui la quantità di gengiva cheratinizzata sia leggermente inferiore e quindi possiate avere delle difficoltà nella scansione, di posizionare in fase iniziale dei reperi, per esempio nelle zone retromolari possono essere delle palline di composito, di flow, oppure dei segni col pennarello. Ecco, questo può aiutarvi nelle fasi successive di scansione per ritrovare la triangolazione e aiutare lo scanner intraorale. Oggi abbiamo visto le tecniche di scansione per full arch su impianti, sull'arcata superiore e sull'arcata inferiore. Abbiamo dato alcuni consigli pratici che mi sento di riassumere. Il primo è sicuramente di non iniziare con delle scansioni su full arch su impianti nel momento in cui acquistiamo lo scanner, ma di procedere attraverso una curva di apprendimento che parte dai casi semplici, quali possono essere le scansioni studio, fino poi arrivare a scansioni più complesse. Il secondo consiglio è quello di avere confidenza e di conoscere benissimo quella che è la tecnica del flusso inverso, che ci aiuta moltissimo. Utilizzare scanabattment di cui i nostri odontotecnici conoscono e hanno le matematiche.
gestire i tessuti stabili, che sono quelli cheratinizzati, abbiamo visto come molto più semplice nell'arcata superiore, dove abbiamo una quantità di gengiva cheratinizzata molto ampia, abbiamo le rughe palatine, quindi lo scanner trova facilità a ritrovare dei punti ben stabili, un po' più complicato nell'arcata inferiore, ma avete visto comunque assolutamente fattibile. Il consiglio che vi ho dato è quello eventualmente di creare dei reperi che non siano naturali, come possono essere delle piccole palline di resina, di flow, di composito, valutate voi, oppure anche utilizzare un pennarello che fa dei piccoli punti neri sulla gengiva, sulla mucosa cheratinizzata dell'arcata inferiore. E non ultimo, ma forse il più importante, per gestire al meglio il flusso di lavoro digitale grazie al flusso inverso, è quello di avere dei provvisori che siano stati gestiti in maniera adeguata sia da un punto di vista funzionale ed estetico. Quindi i casi complessi per quello che riguarda qualsiasi tipo di flusso di lavoro protesico, sia analogico o digitale, partono dai provvisori che siano adeguati, e questo ci aiuta ad arrivare ai restauri definitivi in maniera molto semplice e lineare. Vi aspetto e vi invito a continuare a seguirci. Il prossimo video tutorial sarà su arcate e su denti naturali. Anche lì spero di potervi dare alcune indicazioni, alcuni trucchetti che vi possano facilitare la clinica quotidiana e l'utilizzo dello scanner intraorale. Thank you.